Si sono appena concluse le elezioni, i risultati della Lega non sono stati positivi. Beh, abbiamo perso, bisogna dire la verità come sta, a livello nazionale la Lega ha subito una battuta d'arresto, complice senz'altro gli scandali, la gestione immorale del partito e quindi la necessità di un profondo rinnovamento nei modi, io credo anche programmatico, senza venire meno chiaramente ai valori originari del movimento. Ritornando a un ruolo di sindacato del territorio, di rappresentanza delle esigenze del nord, fatto con chiarezza, coerenza e costanza, e a un rinnovamento anche del generazionale, della classe dirigente, partendo da quel serbatoio ricchissimo, vincente di amministratori locali. Tosin è l'esempio più eclatante, ma non soltanto lui, che abbiamo oltre 300 sindaci in Lombardia, una marea di consiglieri comunali e assessori, che hanno fatto esperienza, che sono sul territorio e che godono della fiducia dei cittadini. Detto questo, però, va riscontrato il dato positivo della provincia di Brescia, dove invece la Lega in controtendenza guadagna terreno, guadagna sindaci, Rovato, vince amministrazioni, Cazzago, va al ballottaggio, Palazzolo da sola, con buone probabilità di vittoria, e quindi incrementa testimonianza che il cambiamento fatto a Brescia, qualche risultato lo sta già portando. Parlando della vittoria di Tosi, si dice sia un po' la scalata di Maroni alla Lega. Sicuramente Tosi è un rappresentante di questa linea del pragmatismo, della concretezza, del rinnovamento che Maroni per primo ha sostenuto bisognasse realizzare all'interno della Lega. È un risultato che conferma che quella stagione, quella del rinnovamento, è necessaria e vitale. I buoni risultati invece del Movimento 5 Stelle di Grillo sono un po' la sconfitta della politica o no? Non credo, credo che sia un voto di sfiducia verso i partiti incapaci di riformare se stessi e riformare lo Stato. Da tanti anni si parla di federalismo, si parla di cambiare la Costituzione, si parla di cambiare la legge elettorale, si parla di eliminare il finanziamento ai partiti, si parla di tante cose, di ridurre i parlamentari e non si è riuscito a farlo. Noi ci abbiamo tentato in tanti modi, dalla devolution al federalismo fiscale. Però il sistema non si è ancora riformato, è restio al cambiamento. Io sono fiducioso perché i voti alla Lega che non sono arrivati sono più che altro nell'astensionismo. I nostri elettori ci hanno detto quest'anno, stavolta non vi votiamo perché ci avete stufato con le trotte, con le trottine, con la lava d'Albania e tante altre cose. Quindi sono voti persi per credibilità, ma che possono essere recuperati.